fare una mostra specifica per Firenze, perché noi abbiamo l'esperienza fiorentina, l'esperienza toscana di tanti anni e abbiamo pensato come fare una mostra per dialogare con la cultura fiorentina, con la coscienza della modernità fiorentina. Palazzo Strozzi aveva dei spazi concreti, vogliamo avere una rappresentazione significativa del Picasso, veramente significativa, non una rappresentazione di repertorio, di compromesso. Il direttore del Museo Reina Sofia, Manuel Borja Villel, ha voluto di fare una scelta di opere che proprio il Museo Reina Sofia bisogna per essere un museo forte. Non voleva essere a Firenze di ogni maniera, no? Voleva essere a Firenze con opere sostanziali di Picasso. E l'abbiamo in due spazi specifici. Il primo, che parla di Picasso come un artista delle variazioni, come un artista che ha un repertorio di linguaggio, un repertorio psicologico, un repertorio iconografico e che fa svilupparsi tutte queste possibilità. Voglio rischiare e fare una scelta, no? Per voi, per una scelta che si può scambiare, no? Dopo altro giorno. Oggi, quando ho guardato questa opera di Picasso, Busto e Tavolezza, mi sembra che è il Picasso definitivo, perché è un Picasso che ha l'allusione all'antico, che parla dell'antico, che parla dell'insegnanza dell'arte, allo stesso tempo di come si deve trasformare tutto questo nel senso della modernità.